Gentili telespettatori, buona giornata. Maggi attacca Salvini dicendo che, in poche parole, che è un ipocrita perché prima ridevi di Navalny e oggi invece ti presenti o fai presentare la Lega in piazza per ricordarlo. Pertanto insorge dall'opposizione Riccardo Maggi di Più Europa e anche Enrico Borghi di Italia Viva che accusano la Lega di ipocrisia. Dice, eh no caro Salvini, ricordiamo bene di quando ridevi di Navalni, la fiaccolata non si trasformi nel festival dell'ipocrisia, dice Riccardo Maggi. Mentre Enrico Borghi dice, concordo con Maggi, ma il no all'ipocrisia vale tanto per le reticenze e i silenzi imbarazzanti di Salvini su Navalny, quanto per Conte che passa le giornate a dire di non inviare più armi in Ucraina. E Maggi e Borghi dicono sono tutti e due veramente imbarazzanti. Il promotore di questa fiaccolata. È Carlo Calenda che temporaneamente sospende le ostilità con i suoi compagni di opposizione e con la maggioranza. E dice che l'unità con cui la politica ha aderito è un ottimo segnale, significa che tutti riconosciamo quello che è successo: che oggi la Russia è una dittatura imperialista e pericolosa e gli italiani, tutti, al di là dell'inclinazione politica, tengono alla democrazia e alla libertà. Ci sarà ogni partito, però sarà presentato a livelli diversi. Né Matteo Salvini né Giuseppe Corte, Conte, saranno in piazza. Solo per PD, Verdi, Sinistra e per noi moderati, oltre che per azione, ci saranno i leader. Quindi ci sarà Ellis Schlein, K del PD, Angelo Bonelli di Sinistra, Nicola Frateianni, sempre di Sinistra, e poi Maurizio Lupi di noi moderati e... Ovviamente Carlo Calenda è il promotore di azione è giusto quello che dice Calenda: non ci deve, no, non, è un, eh, non è una manifestazione per tifoserie. Ci vai tu allora non ci vengo io. No, lì ci vanno quelli di destra, no quelli di sinistra. È, è, al, è al di fuori è al di là. Dice Calenda dell'inclinazione politica. Invece Ovviamente anche qui c'è inclinazione politica. La Lega annuncia che sarà rappresentata da due senatori, Simone Billi, eletto nella circoscrizione estero, e Andrea Paganella, in passato a capo della segreteria di Salvini al Viminale. I 5 Stelle parteciperanno con i due capigruppo, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri. Forza Italia, il cui segretario e ministro degli esteri Antonio Tajani sarà a Bruxelles, invia la responsabile esteri del partito, Deborah Bergamini, e il portavoce, Raffaele Nevi. Anche Fratelli d'Italia ci sarà, ma il partito della Premier precisano che comporre la delegazione non è la prima delle nostre preoccupazioni, quindi vedranno poi chi, chi ci andrà. Nonostante i trascorsi. Con l'organizzatore Carlo Calenda, Italia Viva aderisce alla fiaccolata. In piazza ci saranno Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, mentre il leader Matteo Renzi cercherà di rientrare in tempo a Roma da Latina dove presenta il suo ultimo libro. Eh, fa freddo, cosa devo dire? Però non fa freddo, però ogni tanto. Cosa vi devo dire? Vabbè, sarà l'età. Vita vissuta, tempi moderni, felicità, momenti. Alla fiaccolata aderiscono CGL, CISL, UIL, molte organizzazioni della società civile, parteciperà il sindaco di Roma Gualtieri, il Partito Socialista Italiano, i radicali italiani che dicono porteremo in piazza la nostra proposta di cambiare. E questo poi ehm, la proposta di cambiare il nome di Via Gaeta, dove ha sede l'ambasciata russa, in via, trasformare la, la via in via Navalni, scrive il segretario Matteo Elisei. Speriamo soprattutto che ci siano tante persone comuni, dice Filippo Sensi, senatore PD, che per prima aveva sollecitato a riempire una piazza, e invita tutti a portare un fiore come fanno in Russia però lì vengono tutti arrestati e il senatore Dem dice oggi domenica per chi legge una dozzina di persone voleva onorare con i fiori la memoria di Navalny a Milano sotto la targa di Anna Politoiska si sono trovati lì degli dice ehm, si sono trovati lì degli agenti che li hanno identificati con un'interrogazione parlamentare a piante dosi chiederemo conto di che paese siamo davvero c'erano degli agenti a identificare chi a Milano portava dei fiori per Navalny? la sto leggendo in questo momento con voi eh quindi ci sono, si sono ritrovati lì degli agenti che li hanno identificati. Perché? Agenti italiani o agenti di che cosa? Agenti atmosferici? Agenti cosa, chimici? Che, che tipo di agenti? Indivisa? Identificati? Perché porti dei fiori sotto una targa, ti identificano. A che pro ti identificano? Cioè con quale... Con quale motivazione? Bah, mi, sembra, mi sembra assolutamente incredibile questo. Vorrei chiedere anch'io a piante dosi che significa. C'è qualcosa che non so perché ehm, vedrete che anche di questo, di questo caso ne verrà fuori, verrà amplificato soprattutto nei giornali di sinistra, nelle trasmissioni di sinistra, parleranno di questo, vedrete, vedrete che ehm, la notizia è appena uscita, ma farà il giro dell'Italia questa qua, che mi lascia anche a me stare fatto cioè tu porti i fiori sotto una targa e la polizia ti identifica, favorisca i documenti, nome, cognome, chi sei, dove abiti, che fai, perché sei qui. Non è che hanno messo i fiori sotto la targa di un gerarca nazista che poi anche lì identificare a che pro non lo so, però eh, succedono delle cose un po' curiose, cominciano a succedere delle cose un po' curiose in Italia. Eh? Grazie a tutti e arrivederci a presto.